Signore e signore, buonasera e benvenuti al nostro primo comizio in piazza. È con immenso piacere che vi presento il nostro candidato sindaco, Angelo Annese. Buonasera a tutti. Nostro primo comizio in piazza. In piazza Vittorio Emanuele. Sinceramente vedervi da qua fa un effetto particolare, veramente sembrate tantissimi e pensare che siete in tanti di mercoledì sera fa un certo effetto. Non abbiamo voluto né farlo di sabato né di domenica, perché volevamo vedere un attimino come rispondevano i nostri amici, come rispondevano i cittadini monopolitani al nostro appello. E la risposta la vediamo e ci soddisfa tantissimo. Grazie! Questa sera ho deciso di strutturare questa nostra serata, questo nostro primo comizio, pensando a come abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale. Ebbene, noi circa 70 giorni fa siamo partiti con l'inaugurazione del nostro comitato in via Roma, dopodiché è partito un giro nella città, un giro che abbiamo chiamato il giro delle idee comuni, un giro che dopo vi racconterò le soddisfazioni che ci ha dato, ma questo giro di idee comuni poi ci ha aiutato a completare quello che è stato che è il nostro programma di questa campagna elettorale, che è il programma che ci vedrà impegnati per i prossimi 5 anni per continuare a far crescere la città di Monopoli. Il giorno della presentazione della nostra coalizione abbiamo chiamato sul palco dei cittadini comuni, dei cittadini che durante il giro delle idee comuni ci hanno dato dei suggerimenti, ci hanno dato delle idee, e questi cittadini sono stati fondamentali per noi. Così, pensando a quel giorno, ho deciso che anche oggi si parte di qua, ascoltando dei cittadini comuni, non candidati, non esponenti di partito, ma gente che sta con noi tutti i giorni, che ci mette la faccia con noi, solo e soltanto perché si fida di noi. Quindi mi piace chiamare qui al mio fianco due persone, un ragazzo e una signora. Un ragazzo che ho conosciuto molto meglio in queste settimane di campagna elettorale, un ragazzo pieno di vita, un ragazzo pieno di voglia ed entusiasmo. E poi c'è una signora che ho imparato a conoscere in questi anni. L'ho conosciuta perché è una maestra di una scuola in campagna di Santa Lucia, una maestra che traspira saggezza, traspira voglia di fare, traspira voglia di vivere. Quindi invito qui sul palco con me Peppe e Agnese. Io li ringrazio perché appena due giorni fa ho chiesto loro di intervenire in questo comizio, e vi posso garantire da candidato sindaco che salire su questo palco fa tremare veramente le gambe. Quindi io li ringrazio doppiamente, vi chiedo un applauso perché loro ancora di più stasera ci mettono la faccia. Io non ho detto loro niente, ho chiesto semplicemente: per favore venite mercoledì sera, vorrei vedervi sul palco accanto a me e vorrei lasciarvi 2 minuti la parola. Non ho detto nient'altro, quindi non so cosa vi diranno, e vi veramente lascio immediatamente loro la parola. Vai Peppe. Buonasera a tutti, mi chiamo Giuseppe Di Mola e ho 20 anni. Questa sera, Angelo, ho pensato di condividere insieme alla nostra gente un ricordo di circa 10 anni fa.
Ricordo che circa 10 anni fa, quando passeggiavo con i miei nonni di sera, mia madre mi raccomandava a me e ai miei nonni di non passare di sera dal centro storico, dal cosiddetto paese vecchio, diciamo, lo ricordiamo così. Oggi, dopo 10 anni, possiamo dire di vedere un centro storico completamente rivoluzionato. Un centro storico dove noi giovani, parlo per me, passiamo i pomeriggi nella biblioteca Rendella e voglio fare i complimenti a te e a tutta l'amministrazione per questa splendida biblioteca. Oltre a passare i pomeriggi in questa biblioteca, passiamo le serate noi ragazzi. Io fino a 10 anni fa non sapevo neanche come fosse fatto il centro storico. E metaforicamente possiamo dire che il paese vecchio, che era un bruco, l'avete trasformato in una farfalla, trasformandolo in centro storico. E questo, ragazzi, a mio parere non può essere solamente merito di Apulia Travel, di Ryanair. Questo è merito di un lavoro fatto da un'amministrazione giorno per giorno. Bravo! Nonostante ciò, però, non ti nascondo, Angelo, che in questa campagna elettorale c'è stato un malcontento che mi ha accompagnato, che ha dipinto questa campagna elettorale. Un malcontento dipinto di aggressività, di accuse, di rabbia. Beh, mio nonno diceva sempre che la rabbia è sinonimo di paura. E non nascondo che tutto questo malcontento, tutto questo accanimento con di te non lo capivo. Anche perché dal 2008 a oggi, grazie ad Emilio, grazie a te, grazie a tutti quelli che hanno lavorato, Monopoli è cambiata ed è un dato oggettivo. Un dato oggettivo, a differenza di tutte le accuse campatinarie fatte a questa amministrazione e a questa brava persona. Diciamo che le accuse rivolte a te possiamo dire che sono state accompagnate da pochezza e soprattutto da moralismo, tanto moralismo. Quindi ho pensato, dato che in questa campagna elettorale vanno tanto di moda le citazioni, perché non farne una? Allora ho deciso di citare una frase di Andreotti, di Giulio Andreotti, che dice: io distinguerei le persone morali dai moralisti, perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne, non hanno il tempo di praticarla. Questa frase dipinge esattamente la situazione di Monopoli, perché Angelo Annese e la sua amministrazione, a differenza di altri, ha preferito discernere da accuse e da tutto quello che non competeva alla campagna elettorale, ha deciso di continuare a fare e a dare un contributo tangibile a questa città, e tutto questo è sotto gli occhi di tutti. E voglio dirti, Angelo, che tutte le accuse rivolte contro di te sono state vane, lo sai perché? La risposta è tutta questa gente che ci è venuta a sentire. Per concludere, Angelo, voglio anche precisare un'altra cosa. Voglio ripetere che la mia presenza su questo palco l'ha presa esattamente 2 giorni fa. 2 giorni fa, quando Angelo mi ha chiamato e mi ha detto: te la senti di salire sul palco? Ovviamente la mia risposta è stata ovvia. Io ho risposto: sì, sono pronto. E quando gli ho chiesto: Angelo, dimmi un po' le linee guida, di cosa vuoi che parli, cosa vuoi che dica? Angelo mi ha detto: fai tu, mi fido di te. Cosa voglio dire con questo? Con questo voglio dire che Angelo Annese è così come lo vedete, non come lo descrivono. Per questo io, in questa campagna elettorale, sto dando tutto me stesso, e tu lo sai, e voglio precisare che io sinceramente non sono figlio né di un lobbista né sono un parente di Angelo. Sono qui perché ho dato il cuore a questa campagna elettorale, ho dato il cuore per lui e per questa amministrazione. Perciò tutte le accuse rivolte contro di te, la risposta la gente l'ha data. Per noi giovani, per Monopoli, per le contrade e per il futuro di questa città, per continuare a crescere, fatelo per Monopoli. Angelo Annese sindaco! Annese. Di che fa? Allora, io di solito ho una platea di bambini e di genitori. Oggi ho qualcosa di molto più
diverso, ecco, non è più importante, sicuramente è diverso. Io sono qui nelle vesti di una persona comune, come dice Angelo, ed è la parola comune che mi ha convinto a salire qua, perché la mia risposta è stata diversa da quella di Peppe. Io ho detto no, ma non è il caso, chi sono io? Non c'entro niente. In realtà sono una persona all'antica che crede nei valori antichi, che crede, non sono una social, una persona social, sono un po' vecchio stampo, però ho conosciuto Angelo in un'occasione che mi ha dato la possibilità di scoprire quanto è vero, quanto è sincero e quanto lui insieme all'amministrazione comunale è capeggiata da questa meravigliosa squadra capeggiata dal grande Emilio Romani, quanto hanno dato la nostra città e perché no anche la nostra campagna. Io sono insegnante di una scuola ai confini, di una scuola sulla quale si dovrebbe scommettere poco, stando all'idea comune, cioè non vale la pena. Invece loro ci hanno scommesso, ci hanno regalato una scuola nuova, una palestra nuova, un parco giochi. E vi devo dire questo aneddoto perché anche io sono stata invitata qua senza nessuna indicazione, alcuna. Ho detto ma che devo fare, che devo dire? Sì, te stessa, io da dove parto? Parto da questa mia esperienza personale. Angelo quando ci ha aiutato a nome dell'amministrazione comunale, che non finirò mai di ringraziare, ci ha aiutato a realizzare il sogno dei bambini. Al mio grazie, il giorno della festa di fine anno, lui ha risposto: non devi dirmi grazie, perché è mio dovere e dovere di tutti noi di Palazzo di Città dare al cittadino, dal più piccolo al più grande, quello di cui ha bisogno per migliorare la sua vita, la qualità della sua vita. E i bambini hanno bisogno anche di un parco gioco. Ecco perché per me Angelo è stato speciale in quel momento, perché non si è preso il mio grazie, ha detto no, io lo dovevo. E poi è una persona meravigliosa perché sa sorridere anche di fronte a un bambino, sa commuoversi di fronte a dei bambini che stanno lì col naso appiccicato sulla finestra a guardare le ruspe e le pale meccaniche mentre preparano il lavoro per la preparazione del parco giochi. Allora cosa voglio dire? È una persona empatica che sa ascoltare e sa anche fare, perché oltre ad ascoltare bisogna anche saper fare, e lui l'ha dimostrato a noi, ma io direi a tutta la città insieme alla sua squadra meravigliosa. È una grande, grande qualità quella sua, quella di mettersi nei panni degli altri e di sapersi muovere con sincerità, con onestà, correttezza, con rispetto e con tanta, tanta verità. Io ho scritto 26 pagine, non ho letto neanche un rigo, avrei voluto dire mille cose, ma mi sembra giusto che io vi dica semplicemente: è lui la persona che può continuare su questa bellissima linea che ci ha portato davvero in alto. Io vorrei leggervele tutte, ma mi hanno detto che non sono 5 minuti, addirittura di meno. Allora che cosa dirvi? Non so, vi dico soltanto che io lo stimo tanto, insieme a me lo stimano tante persone che amano la semplicità, la verità e la purezza, insomma il sentimento, la persona onesta, i valori. Allora mettiamocela tutta perché lui possa diventare il nostro sindaco. Grazie, perdonate la mia inadeguatezza, sono una persona comune come voi. Grazie. Grazie Agnese, grazie Peppe, sono stati fin troppo gentili. E voglio però ripartire proprio da qua, da quello che ho incontrato in questi 2 mesi, in questi 71 giorni di campagna elettorale. Io da 5 anni sono assessore ai lavori pubblici e 5 anni prima ho fatto il consigliere comunale prima e poi il presidente del consiglio, quindi ho sempre avuto il contatto diretto con i cittadini, ho sempre frequentato le varie associazioni, le varie realtà presenti nella città. Ma la campagna elettorale ti dà la possibilità di avere un confronto diretto, uno diverso, ti dà la possibilità di avere un approccio differente con la gente. E noi
in questa campagna elettorale. Abbiamo iniziato, come dicevo prima, la campagna elettorale non andando a pubblicizzare, a dire quello che in questi 9-10 anni abbiamo fatto, ma siamo andati con umiltà, con passione, con voglia di ascoltare, con voglia di prendere anche rimproveri da tutti i cittadini monopolitani. Perché? Perché avevamo voglia, seppur noi in 10 anni abbiamo conosciuto bene la nostra città, avevamo voglia di continuare ad ascoltare i cittadini e a chiedere loro quello che poteva essere utile per completare il nostro programma, per completare le nostre linee guida di governo. Ebbene, in questi 72 giorni ho conosciuto un'altra monopoli, ho conosciuto un tessuto economico, sociale, produttivo diverso da quello che ho conosciuto in questi anni. Ho conosciuto una voglia della città di continuare a crescere importante, ho conosciuto una soddisfazione della città fantastica, ho conosciuto dei cittadini che, pur tante volte dicendo ma non avete fatto questo, ma non avete fatto quell'altro, ha visto i cambiamenti di una città che abbiamo ereditato 10 anni fa e aveva un volto e oggi invece ne ha completamente un altro. I cittadini in tutti gli incontri mi hanno fatto percepire e notare la voglia che hanno di contribuire alla vita amministrativa. Ebbene, gli stessi cittadini che mi hanno fatto capire e più che capire mi hanno dato conferma di, perché noi amministratori tante volte, e io questo l'ho avuto come esempio quando abbiamo realizzato quando abbiamo fatto la riqualificazione del radar, io andandoci tutti i giorni sui cantieri non mi rendevo conto di quello che stava diventando il cinema teatro radar, un pezzo di storia della città di Monopoli. Un giorno, il giorno della presentazione del cartellone della rassegna settimanale che dovevamo presentare, mentre ero lì in attesa dei giornalisti, in attesa del sindaco, in attesa dei cittadini monopolitani, si presentano due anziani signori. Questi anziani signori mi vedono e mi chiedono la cortesia di farli entrare nel radar. Ebbene, questi signori quando entrarono nel radar, dopo aver fatto i 4 gradini che sono lì quando vuoi entrare nella sala, si bloccarono ed iniziarono a far lacrimare i loro occhi. Questa è la monopoli che abbiamo fatto tornare, questa è una monopoli che emoziona, perché quei due signori dopo, girandosi verso di me, dissero: assessore, avete realizzato una cosa bellissima, e mi ringraziarono. Guardando gli occhi di quei signori mi resi conto di quanto quel pezzo di storia che io a 35 anni non avevo mai visto funzionare, quel pezzo di storia di Monopoli che noi abbiamo rivalutato, che noi abbiamo ridato vita, era importante per i monopolitani. E quindi quello che volevo dire è che noi amministrando e rendendoci non ci rendiamo conto tante volte di quello che abbiamo fatto in questa città. Però allo stesso tempo mi piace dire una cosa sempre, che noi in questi 10 anni abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo fatto tutto, però abbiamo capito che noi tutto possiamo fare, anche le cose difficili. Ed è per questo che io in questi giorni ne sto sentendo di tutti i colori, credetemi, sto sentendo una serie di offese che vanno oltre ogni limite, ma ce le stiamo facendo scivolare tutte quante. A noi non interessa quello che dicono di noi, io mi rendo conto che la gente, noi riusciamo a parlare con tutti i ceti presenti nella nostra città, noi abbiamo la possibilità di parlare con tutte le persone possibili, riusciamo a confrontarci
con il ceto medio, il ceto basso, il ceto alto, non abbiamo difficoltà ad interfacciarci con nessuno, e non solo in campagna elettorale, sempre, 365 giorni all'anno, e questa è la risposta, perché la città, perché i cittadini se ne accorgono. I cittadini, noi in questi anni non abbiamo mai girato le spalle a nessuno. E quando qualcuno, lo ha detto prima Peppe, quando qualcuno vuole far passare la crescita della nostra città come un fatto casuale, perché arrivano gli aerei della Ryanair a Bari e a Brindisi, perché ci sono le guerre, perché fanno qualche film dove fanno uscire Monopoli, perché c'è il terremoto, perché c'è l'ISIS, ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? Ma se la ricordano com'era Monopoli qualche anno fa? Ma se la ricordano o no? Ma voi ve lo ricordate, sì o no? Quindi, signori, noi abbiamo ereditato una Monopoli che aveva un volto, poi l'abbiamo pensata, l'abbiamo progettata, l'abbiamo finanziata e poi l'abbiamo realizzata dal centro storico alle zone periferiche, arrivando alle campagne, senza tralasciare niente. È pur vero che c'è ancora tanto da fare. Ma noi lo sappiamo che abbiamo fatto tanto e qualcosa l'abbiamo anche sbagliata, ma sfido chiunque a fare e a non sbagliare mai. Non ci credo. E se abbiamo fatto tanto, lo si deve ad una squadra che ha saputo lavorare, lo si deve ad un gruppo che unito ha saputo decidere cosa fare, ha saputo avere una visione importante della città, ha saputo fare delle scelte. Io mi accorgo che qualcun altro ancora oggi in campagna elettorale, e siamo solo in campagna elettorale, non ha le idee chiare. Ci sono coalizioni che la pensano completamente in modo differente. C'è chi vuole il parcheggio in via Marconi e c'è chi non lo vuole. C'è chi vuole la riqualificazione della cementeria e c'è chi non la vuole. Ragazzi, amministrare è una cosa seria, bisogna saper decidere, bisogna saper far squadra, ed è quello che abbiamo fatto noi in questi 10 anni. Quindi noi in questi 10 anni abbiamo avuto una squadra all'altezza di questa situazione, ma questo lo si deve anche al fatto che abbiamo avuto un capitano che ci ha saputo guidare e ci ha saputo portare la città di Monopoli a farla diventare nuovamente un punto di riferimento non solo per il sud-est barese, ma per la regione Puglia, per l'Italia, e finalmente di Monopoli si parla anche nel mondo. Quindi un grazie particolare ad Emilio Romani, che chiamo qui sul palco. Io vi lascio la parola, ma lo voglio ringraziare perché con lui ho vissuto 10 anni. Ragazzi, vi posso dire che Emilio Romani mi chiamava alle 5:30 del mattino. È questa la differenza. Noi non abbiamo neanche dormito di notte per la città di Monopoli, perché noi la città di Monopoli l'amiamo, la pensiamo e la vogliamo continuare a far crescere. Cari amici, in questa bella serata di maggio, dentro una piazza così maestosa di una città meravigliosa, il primo applauso va prenotato per voi, perché quando le piazze sono piene, quando esiste la partecipazione anche per i nostri avversari, questo è il primo segnale di vita. Questo è l'embrione di una città
che vuole ancora partecipare, quindi vedere qui tanta gente, tante donne, tanti giovani, significa che questa è una città sana, sana nelle sue fondamenta. Ma questa sera noi dobbiamo fare uno sforzo in più. Dobbiamo riuscire a fermare il tempo. Noi dobbiamo stasera provare a sospendere il tempo, perché dobbiamo provare a vedere come si può mettere insieme il passato e il futuro senza un presente. Già, il nostro presente è il presente di questi 10 anni di governo. Il nostro presente, mentre altri consumavano le suole sui pavimenti di questa piazza, noi consumavamo il sudore delle fatiche di 10 anni di governo. Mentre alcuni hanno immaginato un mondo fatto di no, noi abbiamo pensato invece che osare non vuol dire rischiare. Noi abbiamo pensato a fare in questa città. Ma adesso non dobbiamo più parlare di questo, perché i miei cittadini hanno occhi, orecchie e testa per guardare quello che in questi 122 mesi, quello che in questi 3707 giorni si è fatto, prendendo una città dal passato e portandola nel futuro. E allora dovete guardare con me qual era questo passato, perché io qualche giorno fa ho sentito il bisogno di guardare foto antiche. Ho voluto in fondo rendermi conto, quando si fanno i bilanci, di quale scia, di quale traccia noi possiamo dire di aver lasciato segno. E allora stasera ho voluto e voglio farvi vedere un piccolo video, perché nel guardare alcune foto ante 2008 ho percepito delle emozioni. Ho soprattutto avuto l'idea che queste foto non fossero le foto che rappresentavano Monopoli 10 anni fa, ma molto di più. E allora, per poter capire dove andare, bisogna sapere da dove si viene. E allora io vi invito a guardare questo video, che non riguarda il presente e il futuro, ma il passato, perché ciascuno di voi possa, nel riguardare certe immagini, ricordarsi di una Monopoli diversa, e soprattutto ricordarlo in questi ultimi 10 giorni a tante altre persone. Per cui guardate questo.
città che ha trapassato 10 anni e riuscire a guardare queste immagini, immagino che abbiano dato orgoglio a tutti, perché questi sono i risultati di una squadra, di una santa alleanza che si è costituita tra questa città e un gruppo di amministratori. Ora noi però dobbiamo andare oltre, noi adesso dobbiamo dire dove deve andare questa città. Non possiamo accontentarci di pensare che il monopolitano dovrebbe darci fiducia solo perché abbiamo lavorato 10 anni, no, non può bastare questo. Quindi da stasera, nei prossimi 10 giorni, lo sguardo, la mente e il cuore dovranno essere proiettati verso il futuro. Noi dobbiamo riuscire a camminare davanti a questo futuro e dobbiamo farlo con una consapevolezza, quella di aver fatto cadere sotto i colpi del buon governo cittadino parole di cui fino a 15 anni fa a un moderato di destra come me non era consentito neanche di parlare. Io non avrei potuto neanche parlare di ambiente, di cultura, ma siamo dovuti arrivare noi per fare in questa città una nuova capitale della cultura. Chi tra i nostri avversari ha sempre ritenuto che l'intelligenza appartiene alla sinistra, che la cultura è un luogo che si può celebrare solo per chi ne ha i titoli, ebbene è dovuto arrivare un figlio del popolo per insegnare a costoro che si può rilanciare e fare delle politiche culturali un elemento fondamentale. Perché noi abbiamo aperto la biblioteca comunale, noi abbiamo dato vita a ciò che c'è sotto questi nostri pavimenti, noi abbiamo riaperto un teatro che si chiama Radar e che sarà destinato a essere il luogo in cui cresceranno le culture dei nostri figli, dei vostri nipoti. Questo lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo fatto noi con l'aiuto fondamentale dei nostri cittadini. Noi pensiamo di aver fatto noi in questi 10 anni la valorizzazione di una città meravigliosa come Monopoli, perché questa città oggi non è un caso che è una città che cresce. E attenzione, la crescita, la promozione di un territorio non è il turismo. Noi siamo oltre il turismo. Noi oramai nella promozione del territorio stiamo creando opportunità. Quante famiglie di questa città, quante donne oggi grazie alla valorizzazione di questo territorio hanno una opportunità, quella di valorizzare il proprio patrimonio e di poter dare magari anche un lavoro al proprio figlio grazie ai negozi, grazie alle strutture ricettive, grazie agli stabilimenti balneari. Questo lo abbiamo fatto noi. Quante persone oggi sanno che attraverso la promozione del territorio stiamo forse dando un'occasione a questa città, quella di riconvertire le antiche attività produttive, perché oggi le famiglie dei pescatori con la crisi che c'è possono anche riuscire a riconvertire parte di queste attività con il pescaturismo, con la vocazione marina. Quando una città promuove, sa promuovere anche le sue attività. Questa è un'occasione per i nostri agricoltori che scontano una crisi pazzesca fatta di un mercato schizofrenico e di leggi europee che danneggiano piuttosto che favorire bene. Quanti nostri imprenditori, quanti hanno deciso di non lasciarsi andare, quanti di loro
hanno deciso di venire giù in città e sfruttare la promozione del territorio per poter fare la vendita diretta. Io non ce l'ho certo con le catene dei grandi supermercati, ma perché in questa città che produce i suoi prodotti non dobbiamo essere in grado, per migliorare la qualità della vita, di favorire la vendita dei prodotti della nostra terra? E questo lo si può fare solo così, solo promuovendo il territorio, che dà la possibilità a tanti nostri imprenditori di venire a fare la produzione diretta. Noi abbiamo bisogno in questa città di andare avanti, non ci accontenteremo di essere una monopoli città turistica e città d'arte, non ci accontenteremo. Noi vogliamo diventare una città ancora più importante, una città che diventi turismo scolastico, una città che deve alimentare il turismo religioso, una città che deve sfondare il mare Adriatico, collegandosi a quella parte dell'ex Jugoslavia, a quella parte della Grecia e dell'Albania, dove ci sono collegamenti, dove si muovono persone, dove si possono ricreare collaborazioni fattive per la nostra imprenditoria. Noi dobbiamo andare oltre, noi abbiamo il dovere di tracciare un'altra rotta in questa città, perché è vero che in questi 10 anni abbiamo lavorato con una città, ed è vero questo, non siamo noi che abbiamo fatto crescere la città, non siamo solo noi, qua c'è una città che si muove, c'è una città che ha collaborato in 10 anni, noi forse possiamo aver avuto un merito, quello di dare una rotta, perché una nave può andare veloce in base alle sue forze umane, ma la rotta deve essere una. La rotta deve essere una e non deve cambiare. Non può e non deve cambiare dalla sera alla mattina. La nostra rotta è stata la stabilità. Abbiamo chiuso crisi di giunte, scioglimenti di consigli comunali. Abbiamo scelto una rotta. Chi è salito sulla nave di Emilio Romani conosceva le regole con cui costruire una città. E vi posso garantire che in questi 10 anni, che se ne dica, è più probabile che io abbia costruito inimicizie con alcune persone, altro che amicizie con i poteri forti. Per chi mi conosce, per chi conosce la spigolosità del mio carattere, sa bene che le rotte non si cambiano davanti a nessuno, non hanno un prezzo. La rotta di questa città non ha un prezzo, perché ha un valore, ha un valore. La rotta di questa città ha un valore, il valore supremo, il valore in cui, quando sono diventato sindaco e mi sono visto appiccicare sopra questa sigla di autorità sanitaria locale, vi confesso che ho cercato di capire cosa fosse, perché sentivo la responsabilità da padre e da cittadino di questa città di quali fossero le mie responsabilità. E allora oggi io penso che su temi come l'ambiente e la salute, lo dico da sindaco di tutti i cittadini, anche quelli che non mi hanno mai votato, non ci si può dividere su concetti sacri come salute e ambiente, perché se non l'avessi pensato così, 5 anni fa, da questo palco, dopo aver sepolto i miei avversari sotto una valanga di voti, non avrei aperto ai miei avversari politici, consegnandogli l'opportunità di venire ad occuparsi
di ambiente e di cultura e di salute. Io ho offerto agli sconfitti queste tre cosine. E chi fa questo quando ha vinto vuol dire che oggi può gridare ad alta voce che queste cose devono rimanere patrimonio di tutti, e guai a chi penserà di contrabbandare qualche voto di protesta andando a dire in giro che questa è una città malata, perché qualcuno ci ha già provato a dare le cure ma non hanno funzionato. Questa è una città sana, dove il consiglio comunale un anno fa mi ha dato un compito, quello di fare un monitoraggio sanitario in questa città, perché proprio perché questa è una città complessa, proprio perché questa è una città che ha tante realtà produttive, compresi gli stabilimenti industriali, abbiamo voluto prendere contezza e fare in un anno di silenzio uno studio approfondito sulla situazione sanitaria di questa città. Nel mentre però altri, anche chi ha dei ruoli medici importanti e che non gli avrebbero mai dovuto permettere di buttare dati in pasto ai cittadini sperando di animare un psicodramma collettivo, noi siamo rimasti in silenzio, perché un voto non vale la serietà sulle politiche della salute. Nessuno si può vendere per un voto su un argomento così importante. E voi sapete che in questi 10 anni, quando qualcuno ha voluto scherzare con la salute di questa città, ha dovuto fare i conti con la mobilitazione di un'intera classe politica e di un'intera città che si sarebbe ricoverata con me nel San Giacomo. Quindi io su questo argomento non do lezioni, ma non le accetto. Non do lezioni, ma non le accetto. Però noi questo studio lo abbiamo fatto, cari cittadini di Monopoli, ed è arrivato il tempo che qualcuno conosca i dati, la situazione sanitaria di questa città. Io vi farò vedere una sola immagine su questa, alla mia destra, una sola immagine che è solamente un pezzettino infinitesimale di uno studio che abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto in 13 comuni, da Ostuni a Mola di Bari, prendendo tutta la Valle d'Itria, tutta la Puglia centrale. Abbiamo fatto uno studio, abbiamo chiesto i dati all'osservatorio epidemiologico regionale, non a qualche associazione amica del sindaco Romani, abbiamo chiesto i dati all'Ares, organismo e agenzia regionale che gestisce i dati sanitari. Bene, io vi dico questo, vi dico che da questi dati, come potete guardare da questa tabella, la città di Monopoli dal 2001 al 2011, in 10 anni, ha una percentuale media di morti per malattie oncologiche non solo al di sotto della media regionale, che è quella linea rossa che voi vedete, la linea blu riguarda la città di Monopoli, ma su 13 comuni è nona, cioè la percentuale di morti per malattie oncologiche in questa città nell'ultimo decennio rispetto a Monopoli, in 13 comuni ce ne sono solo 4 che ne hanno in percentuale meno. Questo significa non che noi si debba abbassare la guardia, non che noi non si debba continuare a fare politiche ambientali, ma significa che se io in 10 anni ho festeggiato 60, 70 centenari e ultracentenari,
significa che se in questa città i turisti sono aumentati, vuol dire che c'è una percezione in questa città che non è quella che qualcuno vuole disegnare. Perché quando il mondo lo colori a tinte fosche, tu animi le paure, e quando animi le paure rischi ovviamente di influenzare il consenso elettorale. E allora io mi sento in dovere, da sindaco che per 10 anni ha governato questa città, di dirvi che delle 2 centraline che questa città ha montato, una in viale Aldo Moro e l'altra nella zona industriale, sapete qual è quella che ha rilevato la maggior presenza di PM10 e benzene, che sono 2 inquinanti altamente pericolosi e cancerogeni? Sapete quale delle 2 ha rilevato la maggiore concentrazione sempre sotto i limiti di legge? Quella di viale Aldo Moro. E sapete perché dentro la maglia della città ci sono dei dati che segnalano che coloro che ovviamente si ammalano e muoiono di malattie oncologiche sono concentrate più nel centro piuttosto che in altre zone della città? A nessuno sta venendo in mente che forse in questa città, prima di trovare l'inquinamento degli altri, dovremmo incominciare a trovare il nostro? Nessuno pensa forse che bisogna incominciare in questa città a mettere in campo, continuando, delle politiche che aumentino il park and ride, che aumentino e potenzino i bus elettrici, che possano incentivare anche con soldi comunali l'acquisto di auto elettriche, che abbassino le concentrazioni di particolato nelle aree a maggior traffico, che sono quelle del centro abitato? Questo significa studiare e cercare di programmare. Il futuro di questa città deve fare un piano ambientale di azione locale, non perché c'ha problemi sanitari, ma perché vogliamo ancora di più migliorare il futuro dei nostri figli, vogliamo ancora di più essere orgogliosi della città in cui viviamo. Questo è dare una rotta alla città, questo significa parlare di futuro. E consentitemi, parlando di ambiente, di fare un ringraziamento doveroso a quei ragazzi e ragazze che in 10 anni ci hanno consentito di arrivare fino qua. Io, se non avessi avuto quegli straordinari ragazzi monopolitani che hanno e ogni giorno fanno la raccolta e smaltimento dei nostri rifiuti solidi urbani, io in questi 10 anni, dopo aver cambiato 5 aziende, forse il lunario non lo avrei sbarcato. E quindi a loro vi posso garantire va il nostro ringraziamento, perché io ho visto dipendenti che non hanno preso lo stipendio con cui riempono il frigorifero, non il conto corrente, guardarmi negli occhi e dire: sindaco, per te non farò lo sciopero, andrò avanti a lavorare. Questo per me significa tanto, significa avere un collegamento con la città reale, con la gente normale. E concludo. Qualche giorno fa ho fatto il mio ultimo consiglio comunale, ma martedì farò la mia ultima giunta. Voglio chiudere questi 10 anni con le cose che mi stanno a cuore. Voglio chiudere con 2 grandi provvedimenti che riguardano quella città che non è cresciuta. Perché insieme a una città che cresce, c'è una città che non cresce. Ci sono delle fasce deboli che vanno tutelate, che vanno sostenute da un'amministrazione che ha un bilancio sano. E allora ci sono 2 provvedimenti che dovranno lasciare un solco profondo per chi arriverà ad avere l'onore di fare il sindaco di questa città. Non se la potrà cavare nessuno così facilmente. Il primo provvedimento è obbligare nel primo piano urbanistico di iniziativa privata che superi i 2 milioni e mezzo di opera pubblica
a fare un grande piano di edilizia economica popolare che si aggiunga ai 50 alloggi costruiti in 10 anni e che possa dare finalmente delle risposte alle tante famiglie che non trovano una casa. E poi un protocollo che firmeremo con le organizzazioni sindacali, un lavoro di mesi che ci ha visto impegnato a fare due cose fondamentali: una, ridurre l'IMU del 25% sui proprietari di seconde e terze case per facilitare il mercato delle locazioni; due, alzare il livello delle soglie minime di esenzione, perché con 7.500 euro di reddito ISEE non si vive, non si può vivere, bisogna innalzare questo livello e garantire a queste famiglie una tutela sociale. E allora io voglio concludere facendomi vedere questa è una scheda che mi ha accompagnato per 10 anni, è la numero 1, è quella di Emilio Romani, è quella che io idealmente e teoricamente ho tenuto nell'aula consiliare per 16 lunghi anni, in cui il mio impegno è partito da consigliere comunale al servizio di una parte politica e di una città ed è poi cresciuto diventando sindaco. Questa scheda non la rimetterò più dopo 12 anni in quell'aula consiliare, ma vi posso garantire che non ho nessuna voglia di cambiare residenza. Io tornerò nel popolo, quello che mi ha eletto, la gente normale, rimanendo a disposizione di tutti coloro che vorranno fermarmi e chiedere il mio aiuto, perché io qui stasera sono per dirvi che per 10 anni ci sono stato, ci sono e ci sarò ancora, ma oggi io sono pronto a passare il testimone ad un ragazzo serio, a un ragazzo che potrò guardare negli occhi sempre, senza il timore che quegli occhi non rivelino la sincerità di un impegno, e sarò il primo controllore, da buon capitano che lascia una nave che tutto si può toccare, ma non la rotta di questa città. Avanti tutta! Stasera è la serata degli applausi, Emilio Romani! Quando si lascia un microfono ad Emilio Romani senti solo buona musica, grazie. Il tempo stringe, avevo una scaletta in mente. Sul palco con me tutta la nostra coalizione, da Monopoli al Centro, Forza Italia, Patto con la Città, Lega Salvini, Noi con Monopoli, Fare Comune, Iniziativa Democratica e Democristiani, Sindacati. Allora signori, il tempo stringe, io avevo intenzione... Eccoci tutti. Io avevo intenzione di parlarvi del nostro programma, un programma che assieme alla nostra coalizione abbiamo scritto, abbiamo rivisto, abbiamo studiato, lo abbiamo deciso e realizzato. Il nostro programma è un programma di cose fattibili, un programma che guarda oltre, è un programma che guarda come far crescere la città ed è un programma di cose realizzabili. Qualcuno ha fatto dei programmi dove ci sono cose irrealizzabili e cose già fatte. Quindi quando si amministra bisogna anche avere la coscienza e sapere come si fa a fare un programma e come si amministra. Bene, noi in questi 10 anni abbiamo preso quello che nessuno degli altri gruppi politici o candidati sindaci hanno. Noi abbiamo la patente per guidare la città di Monopoli. Noi siamo quelli che dall'11 giugno non perderemo tempo a capire come
come si guida e come si amministra una città. Noi siamo quelli che daranno immediatamente un impulso forte di crescita continua alla città di Monopoli. Io stasera mi ero ripromesso di parlarvi di alcuni macro progetti che abbiamo pensato. Vi parlo di Edge Monopoli, ovvero l'abbattimento delle barriere architettoniche. Vi avrei voluto parlare dello spostamento del depuratore di Cala d'Orta e della creazione del porto turistico. Vi avrei voluto parlare della pista ciclabile che stiamo progettando assieme al comune di Fasano, che collegherà Monopoli al Capitolo e precisamente agli scavi di Egnazza. Vi avrei voluto parlare della metanizzazione nel territorio extraurbano, ma purtroppo il tempo è tiranno e passa. Concludo perché prima lo staff mi ha preparato, l'avevo pensato per un altro momento, ma ho visto girare delle maschere che girano tra il pubblico. Ebbene signori, in questi giorni, oltre alle tante offese, oltre a sentirci dire che siamo legati alle lobby, oltre a sentirci dire che noi regaliamo i buoni benzina, oltre a sentire dire che io sono un ladro, oltre a sentire che non sono una brava persona, vi dico una cosa, che io ho sentito anche che oltre ad essere burattino avrò la maschera di alcune persone. Ebbene, io oggi ho visto che tra il pubblico c'è la maschera mia, di Angelo Annese. Ebbene, vi dico, cari amici miei, e vi saluto, innanzitutto vi ringrazio di essere stati qui ad ascoltarci ed essere stati così numerosi, ma vi dico, cari amici miei, che quelle persone che hanno detto che io avrò la maschera hanno ragione, perché io avrò la maschera